I'm here in the cellar of Chachi Piccolomini with owner Paolo Bianchini. We just tasted 2006 versus 2007, their Piano Rosso. I think it's really interesting. I love the two wines. Very different styles, but quality levels almost the same. I have my idea, but I want to ask Paolo your idea. Qual è annata te preferisce? Sono due grandi annate, diciamo che sono un po' diverse l'una dall'altra, anche se io preferisco in questo momento il 2006, naturalmente, perché è un'annata già più pronta, già più matura, però sicuramente sarà quella che mi darà più soddisfazione il 2007, perché lo trovo un vino più fruttato, poi armonioso, più potente. Per cui sono sicuro che dal 2007 avrò una grande soddisfazione. Ma è la prima volta che ha fatto due annate così? Sì, negli ultimi due annate importanti, nella storia del Brunello, due in sequenza. Da quando io faccio vino non era mai successo. E due anni a fila così veramente importanti, mai successo. E negli ultimi 10 anni devo dire che sono state tante le annate importanti. Non ci dimentichiamo del 2001, 2004, 2006, 2007 e 2010, che secondo me sarà la best. Allora quale da 6 o 7 sarà meglio in 20 anni? Questa la vedo dura da dirsi in questo momento, ma come ho detto prima, da bere oggi sicuramente il 2006, da bere domani il 2007 per me. Ah sì? Sì. Ah, interessante, perché devo dire che io sono inverso. Sì. Io credo che 6 sarà meglio in tanto tempo perché c'è tanti tannini, acidità, e 7 è più facile a bere giovane. È vero, però io ormai conosco l'evoluzione dei miei vini. Ormai l'esperienza, ormai oltre 20 anni, 25 anni che le faccio, vedo che quando hanno una partenza così all'inizio ci sarà sicuramente un'evoluzione sempre maggiore durante il periodo di invecchiamento. Per cui sono sicuro che nel 2007 migliorerà ancora. Allora dobbiamo incontrarli in 20 anni per bere le due insieme. Magari okay. Sarebbe una grande soddisfazione. Grazie. Sarebbe una grande soddisfazione. Grazie.